Il Piombergo Trivulzio è una struttura storica nella realtà milanese. Fu fondato nel 1771 dal principe Tolomeo Trivulzio. Nei secoli, ovviamente, la struttura ha subito grandi trasformazioni, non solo dal punto di vista architettonico, ma specialmente negli ultimi 10 anni. Una grande ristrutturazione di tipo funzionale e organizzativa, diventando oggi una importante struttura di riferimento per la continuità delle cure tra l'ospedale, quindi malati acuti, post-acuti, e il territorio, ma anche viceversa. In RSA noi abbiamo circa 700 posti letto, con un turnover annuo corrispondente a circa il 45-50% degli ospiti. L'IDR, la parte riabilitativa, conta invece 380 posti letto. La peculiarità di questo istituto è che ha saputo trasformare questi reparti di riabilitazione in reparti ad alta specializzazione di tipo clinico, quindi non è più una struttura dove si va solo per fare la riabilitazione dopo l'evento acuto, ma è anche una struttura dove si può andare per mantenere quel grado di autonomia motoria che è fondamentale per mantenere al domicilio un grado di autonomia funzionale. Numerosi sono i progetti dedicati ai pazienti con decadimento cognitivo. Il più interessante è quello che vede in un reparto l'organizzazione quotidiana di un mercato. Un mercato che non è un mercato finto, ma vengono venduti ovviamente con dei bonus, non certo con gli euro, no? Indumenti, frutta, verdura e così via. Questo è prevalentemente dedicato alle donne che rappresentano in RSA circa il 70% degli ospiti di questo istituto. È molto interessante perché anche le pazienti che hanno un decadimento cognitivo molto avanzato, riportati nella realtà a loro più congeniale, attività che hanno fatto per tutta la vita, prevalentemente le donne, no, recuperano quello che sono in grado ancora di fare e per esempio è molto interessante la contrattazione sul prezzo del prodotto che viene venduto. Altre attività importanti sono quelle delle palestre per la terapia occupazionale che ha la finalità di insegnare ai pazienti che hanno avuto prevalentemente eventi ischemici o emorragici cerebrali, per esempio sono emiplegici, il recuperare delle strategie motorie per poter rifare al domicilio quelle attività che sono fondamentali per il poter continuare a vivere, per esempio preparare un caffè, imparare a utilizzare le maniglie di una casa, gli interruttori della luce, magari utilizzando la mano che lesa, aiutata dalla mano sana. Tra i progetti che prenderanno vita nelle prossime settimane, il più innovativo è il progetto che prevede il passaggio diretto dal pronto soccorso degli ospedali di Milano, di alcuni ospedali di Milano, al Piombergo Trivulzio, di quei soggetti anziani che non richiedono un intervento altamente intensivo come quello che l'ospedale può offrire. Lo scopo è quello di 7-10 giorni di individuare le necessità principali di questo paziente per riavviarlo in modo protetto al domicilio oppure in un percorso classico verso un reparto di riabilitazione o, se necessario, in una RSA.